Wrestling. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamiDD dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio Pixelmon! Siamo sul server WenGamers Fails nella modalità PokeCraft Go e sto andando alla velocità della luce perché sono gasatissimo di quello che andremo a fare oggi, incredibile amici! Un attimo di pausa. Allora, vi spiego. Vi avevo già detto che saremmo riusciti in qualche modo a creare qualche collaborazione con Davids su questa nuova serie. E finalmente ragazzi è arrivato il momento. E sapete che Davids è il capo palestra della prima palestra. Quindi quello che andremo a fare oggi ragazzi è proprio andare a spiare, o meglio andare a aspettare un attimo il lavoro di Davids, quello che sta combinando con tutte le sfide che lo stanno massacrando di sfide. E dopodiché arriverà il turno nostro e lo sfideremo fino all'ultimo Pokémon per vincere questa benedettissima medaglia e andare avanti con questa lotta contro i Pokémon ragazzi. E vi devo dire che non farò una sfida normale, ma utilizzerò i Pokémon che voi mi avete regalato. Quindi non sono Pokémon che io ho catturato tendenzialmente, ma sono Pokémon che voi mi avete regalato. Tranne questo qui, Wartortle, che l'ho catturato, e Crowdan, ah non lo posso usare, Totodile l'ho catturato, ma gli altri ragazzi, Oshawott che sarebbe il mio starter, che sta ancora a livello 5 perché non l'ho allenato per niente. Quindi utilizzerò i Pokémon che voi mi avete regalato. Grazie mille. C'è Predatore, c'è Predatore 99, Predatore, ciao Predatore, ciao, saluta il tubo, ciao, saluta il tubo, saluta il tubo, saluta il tubo, Predatore, porca paletta, saluta, saluta il tubo, saluta il tubo, saluta, grande Preda, Preda, io ti seguo Mamid, c'è anche Omega Fire, grazie Omega. Davids, voglio sfidarti, ragazzi, andiamo a sfidare Davids, andiamo a sfidarlo. Allora, livello massimo dei Pokémon 35. Ah, Wartortle, sì, ok, questo ci sta. Sì, questo pure ci sta, ma ok. Dai, sì, la mia squadra penso che sia pronta. Affrontiamo sto qui, questo qua, Davids, che cosa... Che? Oh. Oh, che? Oh. Giri. Oh, oh, oh. Come si permette lei? Deve leggere i cartelli più attentamente. La leggi con troppa leggerezza. E veramente non li ho letti proprio. Ah, ecco, mi piace. Cavini, venga qui. Bisogna darti una mano su qui perché veramente non sa leggere i cartelli. Cioè, la mia era leggerezza proprio 100%. Non li ho letti proprio. Ho solo visto un numero e l'ho confrontato. Pesa solo un chilo, quindi. Sì. Leggera, leggera. Sì. Ah, sì. Infatti. Era quella risata stile nasata di cane. C'era un cane che scodinzola. Dove sta? Lo catturo, annusava, eh. Annusava. Cavini. Lo catturo. Ti prendo. Venga qui lei. Non sì. Ci perdiamo in nacchere. Intendo lui, lo sfidante. Davids, però una cosa vorrei farti una domanda. No, dica. Solo una domanda. No, solo una domanda seriamente. I miei Pokémon, visto che sono un po' deboli, potrebbe non ammaliarli durante il combattimento? Chiederò a Cavini di trattenermi, ma non lo so, sinceramente. Vado d'abitudine, non so. Okay. Guarda, qui si è già riempito. Sì, si riempiono di Pokémon qua in giro. Ha riempito di gente. Che è tutta sta gente. Questo è il golem più nano che abbia mai che visto. Che brutto. Non fa paura. Allora, sinceramente, dobbiamo leggere i cartelli. È un chihuahua. Allora, legga bene qui. Benvenuto a Mineropoli. Sa dove sì. È Mineropoli? No, me la puoi indicare? Neanche io so dov'è. Quindi ah, ok. Se vuoi sfidare il pirra del capo palestra, che non so chi è sinceramente. No, infatti. Lo scopriremo pian pianino. Non chiamarlo in chat spammandogli. Hai okay. Mai spammato prima, l'ho visto. No. Dai, prima mai spammato in chat, l'ho visto. No, tranquillo, non spammo mai io. Se si allungò il naso. Allora, andiamo avanti. Ora quello non è spammare, scrivere una volta e basta. Piano scrive, piano. Vabbè. Ah, quindi devo fare così. Allora.
Testardo. Allora, dopo ti riporto. No. E una volta che hai fatto la palestra, ti porto in una zona segreta. Lei dice, Cosa dici della lecina? Perché quando hai detto zona segreta si è avvicinato questo di soppiatto da dietro con questo sguardo? Un occhio rosso, cosa mi preoccupa? Un occhio rosso. Calmi lei, ha uno sguardo troppo inquietante. Allora, per i premi, ricordati, se ti do la medaglia tu non andarmi a perderla perché sennò... No, devo fare pokeball, giusto? Non so lei questo comando dove l'ha detto. Chiaramente, ma non slash zaino. Neanche. No. K-pack. Vedi che c'era la parola zaino. K-pack. Ho scritto K-pack. All'indietro, vai indietro, capito? Andiamo all'indietro. Ok. Ok. Funziona? Sì, io sono pronto. Posso sfidare? E dietro andrà la medaglia. Ci ricordi le regole principali? Va bene. Una volta al giorno si potrà prendere la medaglia. E solo Pokémon. Quanti ne vuole lei? Ma massimo livello 35. Quindi anche 12? Sì. Però è sfigato lei perché è 18. Come faccio a portare 12 Pokémon? Scusa. Oh, non so dove ci rimetterà, ma qualche parte un posto lo trovo. Andiamo avanti, allora. Allora, però un'altra mini regola, che questa ce l'ho io di cassa, perché sinceramente non ho voglia di... Sì, facciamo il gioco del fazzoletto, io mi metto di qua, sono il numero 5, dai, chiamalo. Ascolta, piuttosto che voglio sfidare questo qua che ha uno sguardo pervertito. Allora, sì, ma c'è la fila. Oddio, Madonna. Ma sotto la schiena è tipo Rambo. Cioè, c'è tipo una maschera che sembra Rambo questo. Ma qui, cosa sei qua? Cosa sei? Sembra un cyborg. Allora, da fuori sì. Peccato che a me mi si baga la skin quando inizio l'incontro. E si vede tipo che c'ha due baffoni neri. Lol. Lol. Cioè, sembra tipo... Come si chiama? Quello dei Lay Team. Quello sì, ho capito. Tipo quello dell'A-Team, sì. Tipo quello lì. Proprio quello, che cazzo è? Cavini, lei lo sa. Dica chi era quello dell'A-Team. Ma perché questo qui c'ha tutti i Pokémon nani? Ah, è il tuo. Senta lei, David, David, ti è scappato il cerbiatto qua. Ti è scappato? Il cerbiatto. A me mi sembra più un rinoceronte, però. Ma insomma, i rinoceronti sono un po' più grossi. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Questo cos'è? È un piccione viaggiatore. Un piccione? Che piccioni ha visto lei nella sua vita? Erano più o meno così. Una libellula viaggiatore. Spero di non andare mai dove vive lei, sinceramente, perché vedete i piccioni così mi richiudo in casa, non riesco tutta la vita. E sinceramente mi muro vivo. Ok, ha vinto la palestra qua quello del team. Ecco. Allora. Ah, ma solo due Pokémon c'hai? Usci? Ma non ha mai giocato il gioco dei Pokémon lei? Oh. Allora vinciamo sicuro, ragazzi. Yuhu. Come quelli che se ne vantano in chat. Ho battuto il primo campanello, sono grande. Sì, due Pokémon. 13. Due Pokémon di merda. Sai che Cavini non mi ha mai affrontato? E Cavini sei un vigliacco, però. Sì, ed è ad altezza pulce. Pure? Ah sì, mi ricordo, tu avevi il Pokémon... Madonna mia. Stop, se l'ho pestato. Cos'è stato? L'ha pestato? Sì, è sparito. Quello è il Pokémon più pestato dell'universo, secondo me. Ma manco gli scarafaggi sono così pestati. Ma ci avrà la mossa pestone, sicuro. Lei sì. Allora, David, dai, facciamo sta sfida. Visto che c'hai solo due Pokémon. C'è la fila. Mi... Ci vuol passare davanti No, a no, non volevo passare. La challenge, intendo per YouTube, la challenge. Se riesci a uccidermi i primi tre Pokémon, te la do io la medaglia. Ho paura a sapere cosa mi dà. Sinceramente. Tu sconfiggi tre Pokémon. Tu sconfiggi i tre Pokémon e te la do io la medaglia, ok? Mi dà la medaglia. Cavini, ho paura. Lo so. Ehi, ho paura. Perché? Ecco, incontro epico. Un rinoceronte nano contro una palla nana. Che cazzo? Sembra una palla nana. Una palla nana. È bruttissimo. È bruttissimo sta palla nana. Guarda, sai che la perdo io contro la palla nana. No, aspetta. Ma la perdo davvero. Ma quale faccia? È una palla nana. È la faccia di Cavini. Ma è bruttissima, guarda. Dove cavolo state andando? Nella porta di servizio stanno andando i Pokémon. Lascia stare, c'hanno le loro cose da fare, scusi. Sì, ma cosa ci... Dopo tanta fatica per fare un incontro. Cosa ci fa un rinoceronte e una palla nana in una stazione... No, in una porta di servizio? Devo davvero dirti cosa ci fa uno con una palla. In una porta di servizio.
No, seriamente devo rispondere a questa sua domanda. No, non rispondo. Ma perché ci sono delle Pokéball qui ferme? Si stanno curando. Lui sta curando. Ma stanno ferme da prima. Cavini, curagli i Pokémon. Curagli i Pokémon. Io prendi le Pokéball e curi i Pokémon. Ce li ho curati, c'era un bug prima. Ah, mamma mia, i Pokémon catturati con le mie Pokéball. Quanto sono GG i Pokémon catturati con le Pokéball normali? No, 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 lei non ha capito. Io ho fatto in modo che siano così. Che sia così quel macchinario. Sai perché sono sempre le Pokéball sopra che girano? Perché ti girano le balle. Tutte le volte! Tutte le volte che sono in palestra mi girano le balle, questo con memoria. Okay. Ok, ho ancora questo qui, questa signorina mezza cyborg, non so cosa nell'occhio. E poi dopo sta a lei. Ok. Senza Pasqua tira. Cos'è? Ma perché c'hanno tutti gli occhi strani? Cos'è questa cosa? Cos'è sta cosa? Aspetta, aspetta. Pestata mia questa. Allora, di solito i Pokémon, per entrare nella Pokémon, si devono ripicciolire. Questo no, questo si deve ingrandire per uscire dalla Pokémon. Allora, non so come è fattibile una dimensione così. Dov'è? L'hai pestato. L'ho perso. Sotto la scarpa, guarda. Aspetta, fammi guardare. Ho finito lo spazio nel foglio. Dov'è? C'è il rinoceronte sopra quel Pokémon. È un po' morto. Dici? Spostalo. Perché me lo mangio a colazione io? Cioè, sinceramente, me lo mangio a colazione. Ah, ok, ora ha tirato fuori un Geodude normale, dai. Ok, per lo meno. Guarda, quello è incazzoso, vedi come ha le mani. Madonna, vieni qui così. Sì, ma ti sta sfidando a livello 16 con i Geodude. Ma stiamo. Cioè. L'ho sciotto con un pestone a questo qui. Cioè, guarda, quello di prima l'ho sciotto con un pestone, ma. Cioè. Quello di prima l'ho sbrizzo con un pestone. Oppure con un pestino. Per pesto alla genovese. Entro Pasqua se può velocizzare i tempi. Dai, essere. Dai, essere nere. Io credo in lei. No, non ci credo. Ma aia, ora te le suona. Ma sai quelli che mi stanno più sulle balle? Quelli che vengono qui con Lucario. Io non riesco a farci un. Eccolo. Lucario. Ecco. Cavini, sei un infame. Ecco. Deve bruciare tra le fiamme, ecco, va battuto. Ecco. Cioè, quando qui vengono qui con i Pokémon forti. Sì, però, Davids, cioè, hai vinto contro quello scricciolo e poi hai perso. Cioè, ma se fai proprio schifo, c'hanno ragione, poi a prenderti in giro in chat. Ho tippato quello sbagliato. No. Non accettare. Peps. Aspetta, no, forse non accetta, sono ottimista, non accetterà. Vedi, infatti non sta accettando. Meno male. Sono ottimista. Massimo gli rimando il TP qui fuori, glielo rimando! Così, ecco, deve costretto ad accettare qui fuori adesso. Tiè! Regato, tutta testa la mia, è tutta testa. Sei troppo forte. Se no gli regalavi la medaglia, eh. A te cosa? Gli regalavi la medaglia, se no. In un occhio gliela regalavi. Ma lei, mi scusi, un'altra domanda. Ma perché va sempre in giro con un pezzo di legno in mano? Perché stiamo nella palestra del boscaiolo. Non lo so, l'ho trovato prima. Aspettava solo che glielo chiedessi. No, ti giuro, l'ho trovato prima. Non c'avevo nient'altro da tenere in mano, un pezzo quello. Ma non ci tenga niente in mano, scusi. Dobbiamo fare un incontro, è andato. Sì, ma venga qui sopra, facciamo un incontro epico tipo tra i due sfidanti sui due cucuzzoli della montagna. Che dobbiamo mirarci. Dobbiamo mirarci i Pokémon, capito? Sono due. Mira, cioè io te lo miro in un occhio. Davids, perché non riesci a salire sul cucuzzolo della montagna? Dai. Sono storte le montagne. Dai, tira il tuo Pokémon. Vai. Lo scontro epocale è arrivata la battuta. Aspetta che faccio calcolo la parabola. Fermo! Non ti muovere! Preso! Madonna! Che fatica però, che fatica. Se tiri fuori un Pokémon più del 35 ti sbriciano il malleolo, ti avverto. No. Sono tutti precisi al 35. In un occhio proprio. E poi imbrogli perché tu hai giottato. Non leggevi le regole. Ho giottato. Vibrava. Questo, ragazzi, è una nuova marca di vibratori. Si chiamava Vibrava. Che si è Cavini. Perché sono rotti. Infatti ora non vibrano più. No, dai. Davids, dai, arriva almeno al terzo. No. Dai, aspetta. No, no, non può finire così veloce. Era troppo brutta questa. Dai. Ok, sì, me ne hai ucciso uno. Dai.
cos'è che ho fatto? Eh sì, me l'hai cambiato! Te sei infame! Già mi incontro, mi hai ucciso un Totodile di livello 3. Dici, ma sei forte, sei forte. Ora c'è questo Pikachu. Pikachu, allora, come ti batto? Di attacco rapido o di schianto? No, è di schianto, perché io sono uno schianto. Oh, posso catturarti il Pokémon? No. Ah, no. Vabbè, attacco rapido, vinco sicuro. Oh, ho vinto! Ho vinto! Con un Totodile livello 13. Oh, David, il momento più bello, mi porti nella stanza segreta al buio nascosta? No. Andiamo avanti, chi è il prossimo? No! Chi è il prossimo? Eccoti, no! È qua, vieni. Ecco, valla a prendere. È lì. Qui dietro, valla a prendere. Che cos'è sto co... Ah, qui dietro devo andare? Valla a prendere, sì. Vai. Dai. 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 Voglio prendere la medaglia. Dai. E quella è la tua, devi andarla a prendere. No, no. Non ci tiro. Aspetta. Pikachu, vedi, dai. Vedi. Aiutami. C'è un Pikachu nano, però io. Che cosa? Brutto. Ascolta, ti sei sentito? Di andarlo a prendere da dietro. Va? Ti sei sentito? Dai, Machamp, butta giù questa porta. Forza. E poi non è una porta, è una parete. Però... Butta giù questa parete. Dai, Machamp. Dai, qui, guarda. Oh. No, incredibile. Per il lag si era rotta veramente. Sinceramente mi fai troppa pena. È troppa tenerezza. Allora. Grazie. Sì. Grazie, sei troppo gentile, David. Qui, attenzione, qui dietro ci puoi entrare solo questa volta. Ok, e che faccio? Mi curo. Prendi la medaglia. La cerchi. Non Aspetta. È lì dentro la medaglia. Con mi le sto, palle mi sto curando. Hai detto che ti girano le palle. Macchinari. Guarda che è fuori dalla legge. Ah. Ok, scambiamo un Pokémon. No, vieni qui. Vieni qui. Che devo vieni fare? Qui. Dimmi. Sei qui? Sì. Sei qui? Sì. Non ti vedo. Sono qui, davanti a te. Non ti vedo. Aspetta, ora mi vedi? Sì. Ah, ok. C'hai gli occhi al contrario. Era quella. Allora, Gavini. Abbiamo un guardore qui davanti. Ehi, no, io mi nascondo. Aiuto. Non voglio essere... Non mi fotografare per... Che allora, cosa c'è qui? Ah, poi sa un trucco, lo sa una cosa. Qui c'è una leggenda. Praticamente se riesci a usare questo warp sarai capo palestra per tutta la vita. No. No, maledetto. No, no. Mi fai uscire così. No. C'è scritto uscita roccia. No, non lo uso. No. Eh? No, 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 non clicca. Va bene, venga qui. È arrivato il momento. Sì. È arrivato il momento, si tenga anche. Aspetta, ma io voglio aprire questa chest. Ah, non è una chest. Cos'è? È un warp, è il warp, è il warp Mineropoli, vabbè, ok. Guardi, sto per aprire la porta che la considera. Sì, sì. Guardi, dopo no, ti prego, medaglia... non apra quella porta. Non l'aprirò, cazzi tu. No, le prometto che una volta aperto questa porta, le farò vedere una cosa bellissima. Te lo prometto, una volta che ha aperto questa porta le farò vedere una cosa bellissima. Quindi mi raccomando, fissi la chest e poi dopo le farò vedere questa cosa. Sei pronto? Sì, sono... Apro la chest! Addio! Oh. Ale! Oh. Ah, però me l'hai dato! Ah, ok, ho vinto le cose! Ci sono rimasto di merda, ho detto cazzo, mi ha buttato fuori! No, ragazzi, ho vinto 1000 soldi! Ho vinto un diamante! Ho vinto una torta! Ho vinto un Pixelman Ultimate Badge! Ho vinto un Pixelman Ultimate Thunder Rock Slide! Ho capito metà! Un item col badge. Medaglia carbone! Sì! Giorno, la metto. Signorino. La metto nel mio. Come cazzo si scriveva? K-Pack. K-Pack. Mamma mia. Ti ricordi, se la prossima volta vieni con l'inventario pieno, non gli darò la medaglia, quindi decido. Ok, va bene. È stato. Sì, promesso, giuro. Secondo me la prossima volta vieni con la metà. Però. Sinceramente, Cavini, venga alle spawn. Venga alle spawn, Cavini. È sempre lento. Lei, Cavini, non ha devuto. Cavini, dai, non che. Non so ancora perché. Cioè. Dai, che dobbiamo chiudere, Cavini. Forza. Io lo vendo, Cavini. Quanto vuole per Cavini? No, guarda, se lo può tenere pure. Anzi, la pago se non me lo dà. Io me lo tengo volentieri. Sinceramente, Cavini è una cosa. È unico. Eccolo! Arriva! Arriva! Ale, quando arriva, Cavini è sempre una pezza. Sì. Non so perché. Va bene, ragazzi. Ah, è vero, perché è come un cagnolino, quindi fa le va bene, ragazzi. Questo episodio per oggi è finito qui.
quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Lascia un like, commenta, condividi, e soprattutto se sei arrivato a vedere il video fin qui, scrivi nei commenti hashtag cammini. Hashtag Cammini, Calvini. Se sei arrivato fin qui, ragazzi, lasciate pollice se vi è piaciuto questo video. Non lasciate lasciare mai piaciuto in questo video. Commentatelo, condividetelo dovunque. Dove anche al cesso pure. Sì, dove vi parlo. Lì è più importante. Quando scegliete lì al momento, condividetelo. Perché è lì la parte migliore. Sai come si dice, no? Scarico i video da YouTube. È lì proprio. Quando proprio hai finito, scarichi proprio. Ok, dopo questa posso anche andare. Ciao a tutti. Basta. Io mi butto nel lago. Ma butta! Aiuto a poco.